Un saluto a tutti. Sto raccontando che, forte dell'esperienza di anni nel mondo dell'arte, di avere aiutato artisti che sono riusciti o stanno riuscendo ad ottenere i risultati che vogliono, di consulenze appunto a questi artisti, voglio regalare appunto le mie risorse, i miei consigli, spero nella maniera più semplice possibile e spero soprattutto che possano essere utili per gli artisti potenziali tali per riuscire nell'intento della propria attività, che come dicevo era il successo. E ho anche definito in altri video il successo dicendo che non è quello che si intende nel modo comune. Ad ogni buon conto, per sviluppare un attimo questi argomenti, i video precedenti a questo che trovate in YouTube o in tutti i miei social media parlano di questi argomenti. Ma entriamo un attimo nello specifico, nel concreto, di quali possono essere alcuni strumenti che vanno utilizzati, che sono necessari per l'artista per riuscire. Ho detto l'altra volta che la cosa fondamentale è essere presenti dove siamo tutti presenti, ovvero sia nel web, attraverso lo smartphone, che è questo strumento effettivamente potenzialmente potentissimo. Tutti possiamo riuscire, ce la si può fare, ad ottenere un pubblico importante. Quali sono allora gli strumenti in generale di cui si dovrebbe dotare un artista con il quale riesce appunto a crearsi un proprio pubblico? Perché non sono naturalmente solo strumenti web. Ebbene, per quanto riguarda il web, innanzitutto è abbastanza indispensabile avere un sito. Un artista che non ha un sito proprio personale, ahimè, purtroppo sicuramente è un problema. E un'altra cosa che ho detto è creare delle pagine personali nei social media. Cosa intendo per pagine personali, professionali? C'è una differenza tra la mia pagina personale come Federico Caloi di Facebook, dove scrivo quello che ne ho voglia, faccio quello che ho voglia, e la mia pagina professionale Federico Caloi Arte, che è dedicata al mio aspetto professionale. Quindi l'artista Mario Rossi, se ha la sua pagina Facebook o Instagram, dove la pagina normale di Facebook e Instagram, diciamo così, la sua pagina privata dei suoi contatti naturali, dovrà dotarsi, così come si è fatto una pagina normale, saprà farsi una pagina professionale, di una pagina Mario Rossi Artista dedicata a contenuti che riguardano solo esclusivamente i discorsi della propria arte. Da questo punto di vista c'è una differenza molto importante tra Instagram e Facebook. Instagram è dedicato specificamente all'arte, molto più di Facebook. Artisti che conosco personalmente attraverso la pagina di Instagram si sono creati un nutritissimo gruppo di follower, e addirittura, quando anche sia l'obiettivo di un artista, riescono a vendere molto direttamente attraverso la pagina di Instagram, tanto questo strumento è potente. Esistono però anche degli altri strumenti che non sono solo virtuali, perché un artista, aperta parentesi, che deve avere un curriculum fatto come Dio comanda, il curriculum molto spesso che io leggo degli artisti è scritto non con le regole corrette, deve dotarsi anche di tre strumenti che sono innanzitutto, prima di ogni altra cosa, il portfolio. Che cos'è il portfolio? È quel album dove ci sono una selezione di 20-25 opere, che sono le opere che sono disponibili in visione piuttosto che disponibili in vendita, strumento che l'artista utilizzerà per farlo vedere al gallerista, al curatore, al critico, a chiunque sia potenzialmente interessato alla propria arte, per realizzare esposizioni piuttosto che per vendere, per partecipare a degli eventi. È uno strumento piuttosto importante, che non può mancare nel paniere dei mezzi che deve usare, che deve utilizzare un artista. Gli altri strumenti naturalmente vengono da sé, saranno i biglietti da visita, delle brochure, tutto il resto, e tutti questi strumenti vanno utilizzati nell'ambito di un programma specifico che si deve fare l'artista, come dicevo, per crearsi il pubblico, che è il primo passo per riuscire nell'arte. Ora io immagino che possa sorgere spontanea la domanda da parte di qualcuno di dire: ho capito, ma tutte queste cose mi costano, e se io non ho il denaro a sufficienza, oppure tutte queste cose richiedono delle
le competenze, se io non ho le competenze necessarie per fare queste cose? Bene, la risposta anche in questo caso è molto semplice. Innanzitutto, il web è totalmente gratuito, fondamentalmente nel web ci sono decine, forse centinaia di risorse che aiutano a costruire un portfolio, a spiegare come si fa una pagina professionale Instagram piuttosto che di Facebook, a sapere come la pagina di Instagram va gestita. Ci sono tutte delle informazioni che possiamo apprendere per imparare da soli. A questo punto imparare da soli è gratis, e se qualcuno dicesse che non ha tempo per imparare da solo, io credo che quasi tutti hanno un abbonamento a Netflix, ad Amazon, piuttosto che ore davanti alla televisione. Bene, se uno crede nella propria attività, se uno vuole fare qualcosa e riuscire nel proprio intento, rubare delle ore a tempo perso, perché è tempo perso, per crearsi una propria dimensione, credo ne valga assolutamente la pena. Però c'è anche un'altra eccezione, di quella persona che dice: non me la sento, non voglio, credo di non avere le capacità, e quindi a questo punto come faccio? Beh, è necessario a questo punto delegare a qualcun altro che ha le competenze le cose che non si vogliono fare. Anche qui non è per forza una cosa onerosa dover delegare, c'è una possibilità gratuita. Tutti abbiamo nella nostra sfera di amicizie qualcuno che riteniamo particolarmente bravo nel gestire la propria pagina Facebook, Instagram o qualcosa del genere. Bene, chiediamo consigli a quell'amico, chiediamo a quell'amico se è disposto ad aiutarci a seguirci la pagina per conto nostro. Io credo che una persona nella nostra cerchia, una qualche maniera, un qualche accordo lo troviamo. Se non si riescono a fare tutte queste cose, è ovvio che bisogna rivolgersi a un professionista che ti può aiutare per realizzare tutte queste cose, per avviarti verso la strada del successo. Nei prossimi video parlerò dei dettagli, perché altrimenti diventerebbe troppo lungo un'altra volta anche questo video, di come vanno fatte, appunto, ripeto, nei dettagli tutte queste cose. Ma già, insomma, avere un quadro della situazione di questo genere io credo che sia importante per capire e iniziare a capire, parleremo anche di questo argomento, qual è la direzione giusta da prendere. Saluto a tutti.